Ciao amici, anche se non a lungo, ci rivediamo, ve l'avevo detto. Vi faccio vedere solo che incanto infinito che era oggi pomeriggio l'acqua, la luna, la cagnolina di Chantal, la cagnolina perché l'altro è ancora più grosso. E che cos'era di incanto il mare del Cotiglio oggi pomeriggio? Tra l'altro ho incontrato una ragazza, capitano queste cose qua, simpaticissima, che stava aprendo proprio per ora un'erboristeria, ma mi ha detto che è un'artista, dipinge non solo. Un luogo comunque ha preso in affitto un locale al Cotiglio, l'andrò a trovare e mi ha detto: ma io lo sai, sono venuta a Fuerteventura da Tenerife vedendo i tuoi video. Queste cose che capitano, le racconto perché comunque fanno troppo piacere, però voglio fare un commento a una cosa. La mia amica appunto mi stava facendo vedere un video che pare sia stato tanto condiviso in Italia di un ragazzo, non so nemmeno dove, non faccio nemmeno nome alla fine, che ha insomma una pizzeria e che indispettito da tutti questi programmi, perché se ne è parlato sulla 7, ne ha parlato pure Carta Bianca su Rai 3, di questo fugone di tanti italiani appunto alle Canarie e di quanto ci fossero insomma tamponi e prove PCR a parte, comunque una grande facilità, un corridoio quasi privilegiato per venire a passare le vacanze di Pasqua qui alle Canarie. Allora ovviamente si sono arrabbiati in tanti, ne avevo parlato, imprenditori del turismo e dell'accoglienza, eccetera, italiani, della ristorazione, nel dire: ma perché non favorite appunto che con la stessa sicurezza delle prove, eccetera, anche in Italia, nelle città d'arte e non solo, ci si possa muovere? E la risposta più, insomma, seria, al di là di tutto, quella non complottista, perché ci vogliono rovinare, è che c'è questa storia. Il problema è che io critico proprio queste cose. Non sono complottista, ma sono, vabbè, appunto, il discorso sarebbe che muoversi da una zona più a rischio verso una meno a rischio è un movimento consentito, il contrario no. Ora, a me questo non mi azzittisce perché mi dovete dire il senso, semmai. Per la pericolosità di una persona che si muove sulla cartina geografica, ma non ha più senso che ai limiti io che vengo da una zona meno a rischio, con le prove negative e tutto, non, di sicuro appunto non rischio mediamente di essere anche solo un asintomatico che porta in giro il virus, mentre in teoria andando da una zona a rischio verso una meno a rischio. È più facile che porti qualcosa, no? Perché appunto in un posto dove i numeri sono molto più alti, pure se la PCR l'hai fatta 72 ore prima, come ho detto in un altro video, magari poi prima, 3 ore prima di prendere l'aereo ti sei contagiata e non lo sapremo mai. Altra storia, appunto, far fare a questo punto, se il criterio è che si va verso una zona meno a rischio. Allora perché i 5 giorni di quarantena al ritorno? Ma come? Cioè, la dovrebbero chiedere la quarantena i paesi meno a rischio quando qualcuno arriva da un luogo più a rischio. Insomma, come al solito, qua non si tratta proprio, secondo me, di essere negazionisti, almeno sia chiarissimo che per me no, è un discorso semplicemente di il significato, il senso, la congruità delle misure che vengono prese. Detto ciò, vi lascio solo un attimo a far vedere che bella la luce del tramonto sulle montagne di Fuerteventura. Abbiamo fatto io e la mia amica Chantal una piccolissima scappata da casa sua che è alla riva qua al Cotiglio dove c'è il bar. Ora ci prendiamo un caffè, vi devo far vedere cos'è l'acqua oggi, domenica 11 aprile. No, guarda, è una cosa incantevole, una temperatura fantastica. Il mare, questo è il famoso Bartolino, guardate che bello, va proprio sulla spiaggia del Cotiglio, bello pieno. Parlando la notte, vi faccio vedere pure così come cambiano i colori, troppo bello, guardate. Sì, ci sono Luna e Buddy che hanno deciso che si devono far sentire. E niente, la mia amica mi sta per riaccompagnare. La chiesa dell'Oliva di notte, bella, illuminata. Ancora aperto e con la gente pure il giardino qua alle 9:30. C'è più gente in giro, stiamo facendo un piccolo giretto per Corralejo. Comunque tra poco chiude tutto, ancora per 1 o 2 settimane, due forse. A quest'ora vi faccio vedere dal finestrino Corralejo by night, chiamiamola così. Oddio, qui il passeggio, sapete cos'è? Che in realtà sta più
verso la zona più in fondo dove non possiamo arrivare con la macchina, perché noi invece da brave ci stiamo facendo riaccompagnare a casa entro il toque di queda. Buonanotte Coraleco, faccia la signorina, mi fa fare l'ultima passeggiatina al cane, buonanotte. Beh, noi appena tornati a casa, 9:38, 21:38 in tempo, dentro al toque di queda. Buonanotte a tutti.